Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti qui nel mio canale. Come avete visto dalla intro, oggi, visto che la giornata è decisamente bella, ne ho approfittato per fare un po' di pulizie nel garage. Ma guardando la macchina ho detto, voglio andare a lavare anche la macchina. E oggi vi farò vedere quanto spendo per lavare la mia Renault Captur, come la lavo e dove vado a lavarla. Come già fatto in un video in precedenza, vado a un lavaggio qua vicino, perché purtroppo dove abito io non ci sono gli scarichi adatti per eliminare appunto le acque provenienti dai lavaggi delle automobili, quindi sono costretto ad andare all'autolavaggio. Diciamo che i gettoni in questo autolavaggio costano 1 euro l'uno, adesso il tempo di durata sinceramente non lo so, però voglio farvi vedere come la lavo e che cosa uso per pulirla poi anche dopo all'interno. Allora, come potete vedere è parecchio sporca. In questi giorni qua ha nevicato un po', quindi le strade erano brutte e ho deciso di aspettare una giornata migliore per poterla lavare. I punti più critici da pulire sono comunque qua sotto nei passaruota. Io vado al lavaggio e la passo sotto le spazzole, ma logicamente qua sotto le spazzole non arrivano. Quindi provvederò a passarla prima con una lancia ad alta pressione e poi dopo passerò al lavaggio con le spazzole. Allora raga, come potete vedere sono all'autolavaggio. Adesso voglio prendere praticamente questa chiave qua e la vado a caricare, così vediamo quello che è rimasto di credito e quello che poi ho consumato alla fine del lavaggio. Allora, il credito residuo che ho adesso dentro sono 10 euro e 70 centesimi. Direi che sono più che sufficienti, perché il lavaggio che voglio fare io all'auto costa all'incirca 7-8 euro. Allora, come ho detto prima, farò prima un risciacquo generale con la lancia ad alta pressione e poi dopo provvederò a passarla sotto le spazzole. Quindi a questo punto sono ancora a 8 euro, ho già consumato 2 gettoni. Ma devo comunque poi aggiungere ancora qualcosa, perché ho dimenticato poi di comprare della carta per pulire i vetri, quindi dovrò aggiungere almeno 2 euro per ricaricare la chiave.
Allora, come potete vedere, adesso sono nel lavaggio, quello sotto le spazzole. Volevo solo farvi vedere le spazzole di oggi. Praticamente non sono più le spazzole che si usavano una volta, quella con le setole che rigavano parecchio la carrozzeria. Adesso le spazzole, diciamo, sono di tipo gommoso, quindi più morbide, e non dovrebbero graffiare la carrozzeria. Io, per evitare comunque dei graffi, come avete visto, la passo ancora sotto a lavaggio ad alta pressione, così tolgo già la parte più grande della sabbia e della polvere che c'è sulla carrozzeria, e poi teoricamente dopo la macchina dovrebbe rimanere senza graffi. Queste sono le setole, come vi dicevo, sono gommose, ma adesso vediamo insieme come funziona. Allora, il lavaggio che vorrei fare io è il full, che prevede comunque due passate con i rulli, e poi prevede comunque un trattamento per i cerchi, un lavaggio ad alta pressione e anche sotto la scocca, e comunque il prezzo è di 9 euro. Poi però, per chi ha la chiave, è invece in promo al martedì e il mercoledì, e costa 8 euro come potete vedere. Allora, valutiamo l'effettivo rimasto sulla mia chiave, sono di 6,20 euro, quindi devo ancora ricaricare, ma penso di inserire poi dentro 5 euro. Come potete vedere, adesso il credito è di 11,20 euro. Il lavaggio sotto scocca praticamente prevede anche degli spruzzi. Adesso, se riesco, ve li faccio vedere. Non so se riuscite a vederli, ma da questi fugelli praticamente esce un getto ad alta pressione e dovrebbe poi pulire tutta la macchina nel sottoscocca. È utile specialmente nel periodo invernale, quando le strade sono sporche e tutte piene di sale. Ma adesso provvediamo a farlo partire. Allora, come ho detto prima, tasto full. Come vedete, mi dice di attendere, che fa la lettura della chiave. E come potete vedere, adesso è partito. Prima si provvede a passare comunque un detergente per i lucchini. Lo passo tutto fino sopra la parabrezza e poi torna. Invece, in questo secondo passaggio, si provvede a passare lo shampoo su tutta l'intera carrozzeria dell'auto. In questo primo passaggio la macchina viene risciacquata dal getto ad alta pressione, sia davanti che dietro, in modo che iniziamo a togliere già il primo strato di sporco che è presente su tutta la carrozzeria. E come detto prima, si procede al secondo passaggio. Passato un risciacquo, si provvede a lavare l'auto con le spazzole. Come vedete, c'è la spazzola centrale e quelle due laterali. Poi si fate attenzione sulle ruote. Ci sono anche le spazzole dedicate per la pulizia dei vostri cerchi. E ragazzi, come vi avevo detto prima, adesso potete vedere che dagli gelli sotto la macchina esce un getto di acqua ad alta pressione, e quello che serve poi a pulire tutto il sottoscocca.
Bene, adesso prendo la chiave, andrò poi dove l'ho ricaricata e ritiro un gettone perché poi mi serve per acquistare la carta. Totale credito residuo 2,20 euro. Inserisco il gettone per prendere la carta. Allora raga, come potete vedere la carta che ho acquistato è molto spessa e va molto bene. Ogni volta che vengo al lavaggio la prendo perché comunque mi consente di asciugare bene tutti quanti i vetri. A volte ne avanzo addirittura anche un po' perché lei non si bagna proprio del tutto e quindi dura parecchio tempo. Poi quello che io ho utilizzato per pulire i vetri lo riutilizzo poi alla fine per asciugare i cerchi. Ok, adesso che ho preso la carta e ho lavato l'auto, provvedo ad andare a casa ad asciugare ancora i vetri perché solitamente dopo il passaggio finale rimangono sempre delle gocce bianche sopra e quindi mi danno parecchio fastidio. Ma anche sulla carrozzeria, se l'auto non è ben asciutta, comunque se è scura si vedono ancora di più e quindi do una controllatina in generale. Per passare poi l'auto, magari le portiere e queste cose qua, utilizzo sempre dell'acqua diluita con un pochino di alcol, quindi mi disinfetta anche un pochettino tutto quanto, l'odore rimane gradevole e l'auto rimane completamente pulita. E tornando a casa ho ancora deciso di fermarmi un attimo in una pasticceria perché poi tra 2 giorni sarà San Valentino e quindi voglio prendere magari una torta o magari 2 bugie, visto che è periodo di carnevale, e così portarla a casa a festeggiare anche un po' il San Valentino con la moglie, magari anche con i ragazzi. Bene, anche le paste le ho prese. Per pulire meglio i vetri utilizzo anche dei panni in microfibra. Ricordiamoci anche sempre comunque di dare una passata alle spazzole detergenti stagno perché sovente ci dimentichiamo ma sono molto sporche. E questa riga nera lo dimostra. Allora, prima di lavare il parabrezza anteriore, alzo le spazzole di tergicristallo, così riesco a pulirle bene anche sotto. Se vi ricordate o se lo avete visto, qualche giorno fa ho fatto un video e descrivevo perfettamente come vanno alzate le spazzole di tergicristallo. Se non fate una determinata maniera, non si alzano perché toccano la lamiera del cofano anteriore. Come potete vedere adesso, la macchina ha il quadro strumenti acceso per poter alzare bene le spazzole dei tergicristalli. Dovete dare 2 colpi alla leva dei tergicristallo con il movimento in su, 1 e 2. Come potete vedere le spazzole si sono alzate e rimangono completamente aperte, quindi adesso posso procedere e pulirle come si deve. Ragazzi, il risultato dopo aver pulito le spazzole di tergicristalli è questo. Quindi ricordatevi sempre di fare questa operazione ogni volta che voi pulite l'auto. Almeno così quando dovrete poi utilizzare i tergicristalli puliranno molto bene il vetro e magari non vi lasceranno tutti quegli aloni che spesso si vedono.
Bene ragazzi, adesso che la carrozzeria è asciugata e i vetri esterni sono puliti, provvedo a cambiare il panno in microfibra e provvedo anche a sostituire l'acqua che ho utilizzato. Così facendo passo poi a pulire i vetri interni e le portiere. Allora ragazzi, prima di passare alla fase finale, cioè a provvedere ad aspirare l'interno della macchina, voglio passare ancora un attimo le ruote e pulire bene i cerchi. Io per pulire le ruote uso del nero gomme, normale, ne trovate al supermercato di varie marche, scegliete quello che magari anche più economico. Praticamente passo sui pneumatici con un panno o con una spugna semi umida, così riesco a tirare meglio il prodotto. Una volta fatto questo lavoro su tutte e quattro le ruote, e passo poi a pulire i cerchi. Poi prendo questa spugna che ho già provveduto a umidificare un pochettino e la passo sulle ruote, così distengo bene il prodotto. Allora, con il panno di carta che ho pulito i vetri, adesso provvedo a passare anche bene i cerchioni. Bene ragazzi, diciamo che il più grosso è stato fatto, adesso non mi rimane altro che dare un'aspirata alla macchina e poi il lavoro è completamente finito. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Ho voluto semplicemente farlo per sapere quanto spendete voi per lavare la vostra Captur e quanto tempo ci mettete. Logicamente io ci ho messo un pochino di più perché comunque devo spostare il cavalletto, devo spostare il telefonino, la GoPro per fare le riprese, quindi il tempo che ci ho messo è superiore senz'altro a quello che ci metterete voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quanto spendete. Avete visto che all'incirca ho speso sui 13 euro, questa è la cifra complessiva, però non ho calcolato logicamente tutto il tempo che ci va per pulirla all'interno. E ditemi voi qua sotto se portate la macchina a lavare
quanto spendete. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e lasciate un like sotto al video se naturalmente vi è piaciuto. Potete trovarmi anche sulla mia pagina di Instagram, maffioletti.cristiano. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e, visto che tra un po' di giorni è San Valentino, auguro a tutte le coppie tanti auguri. Ciao Fiei!